Cambiamo argomento, aumentano i casi di sospetto riciclaggio in Emilia-Romagna, il 7% in più nei primi sei mesi dell'anno e la CGIL chiede di intervenire sulla prevenzione. Cristina Bonfatti. Lavoro nero, evasione fiscale e riciclaggio sono i nomi che spesso nascondono la mano della criminalità organizzata. Per questo la CGIL lancia l'allarme, dopo i dati diffusi dalla Banca d'Italia sul primo semestre del 2023, proprio relativi al reinvestimento del cosiddetto denaro sporco in attività regolari. A livello nazionale si registra un aumento del 4,7% di segnalazioni sospette di riciclaggio, che in Emilia-Romagna, dove va comunque detto che l'attenzione è più alta che altrove, la crescita è del 7%. E in regione la maglia nera va a Modena più 17, con 153 segnalazioni al mese, cioè circa 5 al giorno. Su un fenomeno così grave e pesante bisogna fare prevenzione sociale, e non è certamente solo un problema della Guardia di Finanza e degli organi dello Stato, ma dovrebbe essere anche una preoccupazione sociale. E questi dati numerici noi chiederemmo che ogni prefettura chieda alla Banca d'Italia di sapere, ad esempio, che tipo di imprese sono nel nostro territorio tra le più esposte, quali sono i tipi di settori più coinvolti, è l'edilizia, è il commercio. Questo lo dicono a livello nazionale, ma questi dati bisogna conoscerli a livello provinciale e soprattutto in ogni territorio provinciale sapere quali sono anche le aree più esposte.